siamo a Valdobbiadene San Floriano. Qui ci sarà la partenza del Rally della Marca, prossimamente, fra una settimana. Qui siamo con Dino Lamonato, campione italiano, che ci spiegherà un po' sia il fatto del campionato italiano trascorso, sia il campionato italiano prossimo venturo, anzi quello che stiamo correndo in questo momento, siamo giusto nella metà, oltre a essere stato anche campione della Mille Miglia recente proprio, campione di categoria, e partiamo proprio da questo punto qua. Beh, salve a tutti, sì, campione italiano, abbiamo vinto nel campionato italiano Rally WRC, la categoria R5, con una Skoda Fabia del team BP Autosport, assieme a Efren Bianco, che è un bravissimo pilota da schio, che non ha bisogno certo di presentazioni. 5, 4, 3, 2, 1, vai, 100, sinistra 3, alto dentro, per... Questo campionato dell'anno scorso è andato molto bene, abbiamo dovuto saltare la prima gara per alcune vicissitudini, però poi siamo partiti così e così dal Mille Miglia, siamo andati al Salento giù in Puglia, abbiamo fatto bottino pieno per il campionato, siamo venuti qui a Valdobbiadene, gara di casa per tutti e due, specialmente per me, e qui abbiamo vinto la categoria, abbiamo fatto quinti assoluti e poi è proseguita a San Martino di Scastrozza. E con quella gara siamo riusciti, in base ai punteggi, già a vincere il campionato italiano Rally WRC di categoria. E abbiamo saltato l'ultima gara perché matematicamente eravamo già campioni. Abbiamo vinto anche il campionato Michelin all'interno del stesso campionato italiano WRC, sempre di categoria R5, che raggruppa diverse categorie, comunque l'R5 è quella più importante. Come sono i rapporti con il pilota e il navigatore? Sì, diciamo che la convivenza, perché alla fine si tratta anche di convivenza all'interno di una macchina, non soltanto il giorno della gara, ma anche i giorni prima, le ricognizioni, le prove, i test, tutto quanto. A volte si sta assieme anche una settimana, quindi diventa proprio una relazione insieme. Esatto. Ci deve essere, tra virgolette, armonia, bisogna andare d'accordo sicuramente, altrimenti diventa una cosa pesante. Non è solo il lato professionale che può avere sia il pilota o il navigatore, ma bisogna star bene assieme. Anche perché di solito, cioè nelle gare, mi immagino ci voglia anche fiducia fra i due componenti. Beh, la fiducia reciproca è la base di convivere nell'abitacolo, specialmente durante le prove speciali. Il pilota deve fidarsi ciecamente di quello che dice il navigatore, che legge le note. Il navigatore deve fidarsi ciecamente di quello che fa il pilota, perché magari per anche dei chilometri, leggendo le note, non ha il tempo di guardare fuori e capire la strada com'è, dov'è, e quindi deve fidarsi di quello che fa il pilota. È una fiducia reciproca. Rapporto con i piloti, ma anche rapporto con i vecchi piloti. C'è, diciamo, una continuità con le vecchie glorie qua di Valdobbiadene, pensando a Tony Fassina, pensando a Rudy Dal Pozzo proprio come navigatore, adesso c'è un Dino Lamonato. Beh, rapportarmi con loro, sì, non me la sento fuori un po' luogo. Sicuramente loro sono stati grandi campioni, hanno fatto cose che sono entrate nella storia di questo sport. Partiamo, qui siamo di Valdobbiadene, quindi Tony Fassina assieme anche a Tony De Marco, che è di Valdobbiadene, e a Rudy Dal Pozzo, hanno vinto campionati italiani, europei e quant'altro, quindi rapportarsi con loro diventa difficile. Le gare sono cambiate, i campionati sono cambiati, le macchine sono cambiate moltissimo, anche le gare sono molto più corte. Adesso se fuori una gomma, se succede qualcosa, hai già perso la gara, devi partire a tutto e arrivare fino alla fine non concedendo niente agli avversari. Oltre ai rally, come vivi la giornata, diciamo, nei momenti di pausa?
Beh, adesso corro sicuramente molto meno di quello che facevo alcuni anni fa, perché stavo via anche tre mesi e mezzo per le corse, i test, per quelle cose là, quindi diventava molto impegnativo, specialmente era da marzo a novembre, quindi 2 settimane al mese ero sempre via. Adesso corro un po' meno perché logicamente le cose sono cambiate a livello sportivo, a livello personale, tutto quanto. Io lavoro per un'azienda della zona che produce occhiali e fortunatamente mi dà anche la disponibilità di tempo per le corse. Il tempo non è poco, sicuramente. E poi una famiglia, sposato dall'anno scorso, è nato il primo figlio. Non è che rimanga tanto tempo poi. Ma uno che volesse entrare nel mondo dei rally, o come pilota, o come navigatore, meccanico, comunque dentro su una squadra, hai dei suggerimenti? C'è un modo specifico? Beh, dipende dal ruolo che uno intende intraprendere, perché se vuol fare il meccanico logicamente deve avere anche una base meccanica sulle macchine e tutto quanto, e può affiancarsi a delle strutture che già fanno questo nei campi di gara. Ci sono tanti meccanici che durante la settimana fanno magari meccanici su delle officine di autostradali magari, e poi il fine settimana, avendo l'esperienza, vanno a fare anche questo nei campi di gara. Quindi affiancarsi a delle strutture già esistenti sicuramente, secondo me, è il metodo migliore per quanto riguarda i meccanici. Se uno deve fare il navigatore, adesso esistono fortunatamente dei buoni corsi di navigatori, perché sembra che sia facile fare il navigatore, ma ha dei suoi belle rogne anche quello. Quindi fare sicuramente un corso di navigatori e poi sempre affiancarsi o a dei piloti che si conoscono oppure a delle scuderie o quant'altro, in modo pian piano entrare in questo mondo qua. Aver tanta umiltà, aver tanta voglia di imparare. Di mettersi in gioco. Di mettersi in gioco, perché alla fine non si finisce mai di imparare e di fare esperienza. L'esperienza si fa solo correndo, sbagliando anche delle volte, però bisogna, secondo me, correre. Io mi ricordo all'inizio correvo con qualsiasi cosa, qualsiasi macchina mi proponevano pur di fare esperienza. Fare esperienza, e con qualsiasi pilota. Difatti poi anche un noto cronista mi aveva affibbiato un soprannome che si ricorda ancora anche adesso, che era NCP. Ovvero? Se uno deve fare il pilota, logicamente il discorso è un po' diverso, perché lì entrano in gioco anche dei costi diversi e quant'altro, però esistono dei trofei che fanno fare al pilota e all'equipaggio grande esperienza, spendendo anche relativamente poco e facendo delle belle gare, che alla fine uno deve fare anche lì tanta esperienza. Rally della Marca, come vivi la gara, visto che è la gara di casa? Ma sicuramente fare una gara di campionato italiano nel proprio paese è sempre una grossa soddisfazione e anche un'emozione particolare. Si gira tutta l'Italia, si va dappertutto, però correre nel proprio paese è qualcosa di diverso. Mette il turbo. Magari, speriamo. È molto emozionante partire dalla propria piazza e arrivarci magari messi bene in posizione di classifica. È una di quelle grosse soddisfazioni che ripagano di tanti sacrifici. Speriamo che quest'anno vada bene. L'anno scorso è andata bene, come anche 2 anni fa che abbiamo fatto terzi assoluti con la Ford Focus, quindi è stato sicuramente un grosso risultato. L'anno scorso è stata una gara molto combattuta, specialmente con Zecchin, che ci ha dato molto filo da torcere. Abbiamo fatto un errore noi nella prova del Cesen, il primo giro abbiamo perso 20 secondi, ci è passato davanti, poi abbiamo faticato molto per riuscire a recuperare questi secondi perduti. Però poi le prove qua sono molto ostiche, difficili,
quindi bisogna sapere anche gestire gomme e tutto quanto, anche il pilota, il navigatore, un buon feeling non guasta. Quest'anno staremo a vedere, magari ci faremo il resoconto a fine gara, sperando magari di farlo sul podio, però con tutti gli scongiuri che si fanno prima di partire. Rally della Marca attraversa il territorio candidato UNESCO, un territorio quindi già particolare di per sé. Riesci a darci una descrizione del posti, di come viene gestito anche il rally della Marca? Beh, per dare una descrizione dei posti basta dare un'occhiata alle nostre spalle, tutte le varie colline che tutto il mondo ci invidia, penso, no? Forse noi non ci rendiamo conto di dove siamo fortunati ad abitare, perché girando anche in giro per le gare così, quando vengono a sapere che sei di Valdobbiadene sono tutti estasiati, perché le colline del Prosecco è bello, si mangia bene, si beve bene, si sta bene, tutto quanto. Probabilmente noi vivendoci qua non sempre apprezziamo quello che abbiamo, anzi forse bisognerebbe ancora valorizzarlo ancora di più a livello turistico, magari a livello ricettivo, non so, però è una cosa che tanti ci invidiano, specialmente anche a livello di gente che segue le gare, in questo caso gare di rally. I piloti sono molto contenti, i piloti, i navigatori, i meccanici, tutto quanto, venire a correre in questo rally della Marca, perché è tutto logisticamente perfetto, vorrei dire. È tutto raggruppato su un paese, non troppo grande, non troppo piccolo, e quindi non hanno da fare tanti spostamenti tra magari l'assistenza, la direzione gara, le prove e tutto quanto. Quindi diventa molto molto facile anche logisticamente da fare. Gestirlo, esatto. Questo logicamente bisogna dare merito al Motor Group che organizza questa gara, in collaborazione sicuramente con l'amministrazione comunale di Valdobbiadene e altri enti, perché sono riusciti a creare all'interno di un paese, tra virgolette, una cittadella del rally, no? E si spera proprio di non dar tanto fastidio alla cittadinanza, ma penso che poi la parte positiva sia maggiore di quella negativa, perché la gente, abbiamo centinaia e centinaia di persone che stanno qui 3, 4, 5 giorni, magari si fermano ancora di più dopo la gara, ritornano perché sono stati bene, perché hanno trovato il vino buono, quello è innegabile, e quindi è un indotto al territorio, e bisogna saperlo anche però gestire sulla maniera giusta da parte nostra. Arriviamo adesso, punto del campionato, come sta andando? Ma il campionato italiano Rally WRC sta andando bene, perché a detta di tanti è uno dei migliori campionati che ci siano in Italia a livello di piloti, a livello di macchine e anche a livello di gare, perché tanti si sono spostati da altri campionati, si sono spostati in questo, quindi è diventato molto combattuto e tutti cercano logicamente di primeggiare. A livello assoluto è in testa Albertini con la Fiesta WRC del team Tamauto, ha vinto la gara dell'Isola d'Elba, ha vinto il 1000 miglia, gara di casa sua, quindi ha fatto già due piazzamenti di quelli giusti. Questa è la terza gara, secondo me su questa gara qui, questa gara diventa molto importante a livello anche di classifica assoluta, perché quelli che sono un po' presi indietro devono cercare di recuperare. E non mancano tantissime gare a fine del campionato, perché questa è la terza gara, il giro di boa, e quindi qua sicuramente ci sarà una grossa battaglia. Il Porro con la sua Ford Focus l'abbiamo visto un po' ancora non ai suoi livelli massimi che può andare, quindi questa è una gara che gli piace, sicuramente andrà forte. Sossella ha saltato la prima gara all'Isola d'Elba, al 1000 miglia si è ritirato per un principio di incendio la sua macchina, quindi anche lui gara tra virgolette di casa vorrà far bene. Marco Signor, anche lui se vuol andare avanti sul campionato, questa è una gara decisiva,
La prima gara all'Isola d'Elba ha avuto dei problemi tecnici che non gli ha permesso di andare al meglio. Al Mille Miglia purtroppo ha fatto un grosso incidente, fortunatamente non si sono fatti niente, però a livello di punti ne ha portati a casa zero. Quindi anche lui, gara di casa, deve andare forte. Pedersoli non so se qua ci sia. Poi abbiamo visto anche altri, Simone Miele che è andato forte all'Isola d'Elba, quindi anche lui è un grosso personaggio da tenere a conto. E tanti altri. Nella nostra categoria noi arriviamo qui in testa alla classifica, a pari merito. È la nostra gara di casa, speriamo di far bene come l'anno scorso, sicuramente una gara molto molto dura, perché gara bellissima però con prove molto difficili, selettive, specialmente noi siamo qui alla partenza della prova del Cesen, questa anche per la sua lunghezza, le sue caratteristiche, è molto difficile. L'anno scorso noi la gara probabilmente l'abbiamo fatta su questa prova e anche sul tomba, l'anno scorso c'è andata bene, abbiamo vinto. Quest'anno sarà dura perché gli avversari sono bravi, forti. C'è Antonio Forato che anche per lui è la gara di casa, le prime due gare non è riuscito a avere dei buoni risultati, quindi lui qua cercherà di andare il più possibile. E poi gli altri sono quelli che anche a Mille Miglia di Brescia ci hanno dato del filo da torcere, c'era il nostro compagno di squadra Bondioni che anche se è la prima volta che viene a correre è uno molto molto veloce, ha una macchina uguale alla nostra, molto performante, la Skoda Fabia del team DP Autosport. E Baccega è nato forte anche al Mille Miglia, e poi vediamo. Quando uscirà l'elenco iscritti sapremo da chi dobbiamo difenderci più che sia. Quindi appuntamento 23-24 giugno qui a Valdobbiadene.